tributo a Giorgio Gaber sabato 2 settembre alle ore 21 a Villa De Mari a Prapalmaro. Lo spettacolo, con canzoni e monologhi del cantautore milanese e di Sandro Luborini, vede protagonista una costola della storica band dei Zena Singer, tra le più autorevoli e rappresentative del cantautorato italiano. Per l'occasione prenderà il nome di Gaber Chic Project e sarà composta da Elio Giuliani, voce, pianoforte, chitarra, Luciano Barbarotta, tastiera e tromba, Luciano Minetti, batteria, e dall'attore Nicolò Pellerano, che sarà la voce narrante. L'obiettivo è quello di proporre al pubblico una serata di cultura e spettacolo attraverso le canzoni del grande cantautore. L'ingresso a Villa De Mari è libero. Tributo a Giorgio Gaber e al suo teatro canzone è nato da un'idea di Elio Giuliani, frontman nonché voce solista e pianista dei Zena Singer. Il nostro gruppo si chiama Gaber Chic Project. E il progetto in realtà nasce per portare nei teatri della Liguria, ma anche della Lombardia e del Piemonte, uno spettacolo dedicato a Giorgio Gaber. D'altronde siamo a 20 anni dalla sua scomparsa. Lo spettacolo che vorrei proporre è uno spettacolo pseudo teatro canzone. In realtà è basato prevalentemente sulla storia diciamo artistica di Gaber, dagli albori fino ai grandi successi, e quindi partire proprio dividendo lo spettacolo in 3-4 tappe in cui vengono descritte le sue prime canzoni, i suoi primi approcci, per poi passare alla parte televisiva di grande successo, soprattutto con Mina Celentano, e poi il coraggio di abbandonare il successo televisivo per dedicarsi a quello teatrale. Il tutto accompagnato ovviamente da monologhi a cui fanno seguito brani tipici di quello che era il repertorio di Giorgio Gaber. Niente, era un modo per recitare a cui io sono molto legato. È stata un'occasione unica, quindi insieme a questi musicisti e al cantante sono contento di interpretare i monologhi di Gaber, che sono sempre attualissimi e molto belli. Dunque, noi come associazione Musicarte siamo veramente molto onorati e felici di ospitare questo spettacolo in questa struttura che si trova a Palmaro. In questo spazio da 15 anni vengono fatte tutte le estati una serie di rappresentazioni, l'unico spazio vivibile di un quartiere super degradato, per cui inviterai tutti a partecipare, perché con la partecipazione, come diceva anche Gaber, che si possono realizzare tante cose. Un appuntamento che è parte integrante delle serate musicali 2023 di Villa De Mari, una intensa programmazione della attivissima associazione Music Art Villa Mari. Un appuntamento, dicevamo, gratuito da non perdere in questa estate che piano piano si sta avvicinando al suo epilogo.